L'organizzazione sociale nel Neolitico era centrata intorno al clan, cioè il gruppo familiare. Il capo del clan era la persona più anziana, considerata anche la più saggia. Nessun clan dominava sugli altri, e ognuno provvedeva al proprio sostentamento attraverso il lavoro dei singoli membri. I clan erano autosufficienti, e consumavano direttamente ciò che producevano. Con il tempo, ogni membro si specializzò in un compito preciso. Gli uomini cacciavano, curavano le greggi, dissodavano la terra, costruivano capanne, fabbricavano armi e attrezzi agricoli. Alle donne erano affidati compiti produttivi fondamentali: seminavano, raccoglievano, macinavano e cuocevano le granaglie. Inoltre realizzavano il vasellame, filavano e tessevano. L'importanza sociale della singola persona derivava dalle doti personali, dall'esperienza e dall'età. I capi clan di uno stesso villaggio si riunivano e formavano il consiglio degli anziani, che prendeva le decisioni importanti che riguardavano tutti. In ogni villaggio, con il trascorrere del tempo, la pratica dell'agricoltura e l'allevamento crearono nuove esigenze. Così, mentre la maggior parte delle persone lavorava nei campi o con gli animali, ad altre venne dato il compito di produrre oggetti e utensili utili per tutti. Nacque in questo modo l'artigianato. Con l'aumento della produzione di cibo, si creò il problema di come immagazzinarlo, mantenerlo e trasportarlo. Fu così che alcuni artigiani incominciarono a modellare l'argilla per costruire vasi contenitori. L'uomo del Neolitico infatti si era accorto che l'argilla, recuperata vicino ai fiumi e mescolata con l'acqua, produceva un impasto morbido e facilmente modellabile. Questo impasto, una volta seccato, diventava duro e resistente. In seguito scoprì che l'argilla, se cotta nei forni, diventava più resistente e impermeabile. Questa tecnica si chiama ceramica. Le ceramiche più antiche erano grossolane e senza alcuna decorazione. Successivamente sui vasi si cominciò a realizzare disegni geometrici impressi sull'argilla fresca, o incisi con strumenti appuntiti. Più tardi vennero decorati con tecniche di coloritura. L'uomo del Neolitico vestiva con le pelli degli animali uccisi, per ripararsi dal freddo, dalle intemperie, e per dimostrare il suo valore. Iniziando ad allevare capre e pecore, l'uomo si accorse che questi animali mansueti, oltre a fornire carne e latte, gli offrivano la lana di cui erano coperti. Probabilmente furono le donne a imparare che i fiocchi di lana, arrotolati e tirati delicatamente con le dita, potevano diventare dei lunghi fili. Intrecciati tra loro, questi fili potevano formare una calda pezza di stoffa. Nacque così la tecnica della tessitura che, nella sua versione più semplice, consiste nell'intrecciare dei fili paralleli verticali, detti ordito, con un filo continuo orizzontale, detta trama, che li attraversa per tutta la lunghezza del tessuto. Questo lavoro si realizzava grazie all'utilizzo di una spola, cioè un pezzettino di legno, a cui il filo veniva legato per muoverlo meglio. Con il tempo, l'uomo si rese conto che per velocizzare la realizzazione dei tessuti, gli serviva un nuovo attrezzo, e così costruì il telaio. Sono stati ritrovati alcuni telai con accanto pettini di osso, usati per avvicinare le trame. I telai nel Neolitico erano verticali, con i fili dell'ordito mantenuti tirati, mediante dei pesi in argilla.